salvare attraverso una raccolta firme iniziata ieri 12 agosto il Cinema Teatro Farnese di Borgo Taro, ormai chiuso da alcuni anni, mantenendo l'attuale destinazione d'uso. Le firme saranno apposte in calce alla petizione che sarà poi consegnata al primo cittadino di Borgo Taro, Marco Moglia, nella quale si ricorda come il teatro rappresenti da sempre per i cittadini di Borgo Taro, ma non solo, un punto di riferimento culturale, educativo, collegiale e sociale che ha accompagnato intere generazioni di giovani e meno giovani. Agli albori era considerato un piccolo ma grande gioiello di architettura che poteva ospitare rappresentazioni operistiche e teatrali e contestualmente era considerato il luogo ideale per le manifestazioni di gruppo a carattere sociale. Anche dopo la ristrutturazione è rimasto il cuore pulsante del paese e della comunità ed ha accompagnato l'evolversi delle novità in campo culturale, artistico, sociale e politico. Molte le associazioni che hanno potuto usufruire degli spazi messi a disposizione dalla proprietà alla famiglia Tonelli, così come gli studenti hanno potuto ritrovarsi qui per approfondire i più importanti temi che la società di volta in volta proponeva. Da ultimo, ma non certo per importanza, il Farnese ha rappresentato il punto focale del divertimento e dello svago che i cittadini di tutta la provincia hanno potuto condividere nel corso degli anni. Per questi ed altri motivi si invita l'amministrazione comunale a farsi carico dell'acquisto dell'immobile, delle modifiche strutturali per rendere agibili gli spazi in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, mantenendo inalterata la destinazione d'uso. Si ritiene infine che tutto ciò sia possibile presentando un progetto consono, ottenendo finanziamenti mirati tramite il vigente PNNR o analoghi provvedimenti finanziari derivanti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano o dalla Regione Emilia-Romagna. Promotore dell'iniziativa è Filippo Galli, supportato da alcuni amici. La petizione può essere firmata presso il supermercato Carrefour, da Rodolfo Marchini e dallo stesso Galli. Siamo pronti, ci spiega, a raggiungere anche le persone che intendono firmare ma che sono impossibilitate a raggiungere il capoluogo o ad esempio chi vive nelle frazioni. Possono contattarmi al numero 338 3150 690. Infine, ogni lunedì, giorno di mercato, in alcune vie del paese saranno allestiti appositi banchetti. Siamo partiti solo ieri, conclude Filippo Galli, ma abbiamo già un'ottima risposta dai cittadini.